Oggi vogliamo fare una breve recensione, così un po' amatoriale, giusto per provare questo hard disk che ce l'ha gentilmente imprestato un nostro amico. Un hard disk nuovo, è stato solido, come si può leggere, promette prestazioni veramente da record, scrittura 510 MB al secondo e un SATA 3 da 2,5 pollici, però noi lo proviamo su un PC fisso. È della serie Hyper della Kingston, ottima marca, e questa è la serie, diciamo proprio per gli appassionati, la serie alte prestazioni con prezzo competitivo. Qua c'è anche un adesivo volendo da appiccicare sul computer. Costa circa 100 euro. Eccolo qua, 120 giga, SATA. Adesso lo mettiamo su un PC fisso, gli installiamo Windows 7 e vediamo un po' le prestazioni. Nella parte retro della scatola c'è anche, ho visto adesso, tutto il kit di montaggio per adattarlo appunto a un PC fisso, con le viti. Tutto io l'ho collegato così molto provvisoriamente, tanto è solo per fare una prova. Accendiamo e vediamo un po' come si comporta. Adesso tutto normale perché ovviamente caricando dal DVD la velocità è quella che un po' di problema a mettere a fuoco, abbiate pazienza, ma qua è... Allora, intanto mi faccio anche... Allora, un attimo. Adesso qua sto mettendo una versione in spagnolo, ma comunque è uguale a quella in italiano come velocità. Eccolo qua, 120 giga dichiarati, quindi ovviamente sempre un po' meno. Tutta questa fase non penso che sia tanto più veloce, vedremo, ma dato che dipende tutto dalla lettura da DVD, volendo si potrebbe installare il Windows da una chiavetta USB, allora lì si riesce ancora a velocizzare un pochino.
Comunque l'hard disk ovviamente è completamente silenzioso perché non ha parti meccaniche. Il rumore che sentiamo è solo delle varie ventole che ho io nel computer e del masterizzatore DVD. Adesso niente, la lasciamo lì, vediamo un po'.
Adesso si sta riavviando. Mi pare che le fasi installazione siano state veramente più veloci, perché l'espansione è dovuta alla copia dal DVD. Adesso vediamo il completamento installazione. Ora lavora tutto di hard disk e di processore. Su questo PC fisso ci sono 8 GB di RAM, processore i3 di seconda generazione, quindi non è recentissimo, computer normale, insomma, un anno e mezzo circa. Per ora sono passati circa 15 minuti. Stiamo installando Windows 7 Home Premium 64 bit. Velocissima questa fase, veramente sì. Già qua ho notato la differenza. Adesso niente codice, per ora andiamo avanti. È veramente istantaneo. Ah, sì, qua si vede. Prima ho installato su un hard disk normale, questa fase non era così, proprio flash. Sì, qua si vede che è più veloce. Adesso installerò con calma magari anche i driver in modo da poter provare meglio, perché effettivamente senza driver poi non abbiamo la prova esatta. Probabilmente non mi farà fare adesso la valutazione, proviamo, ma mancando i driver volevo vedere giusto il punteggio dell'hard disk, se me lo dava già, altrimenti installo i driver e poi ci risentiamo. Così facciamo ancora magari dopo che ho messo in drive una prova a copiare dei video un po' grossi da 1 giga, 2 giga. Il tutto per vedere se effettivamente vale la pena spendere un centinaio di euro per un hard disk che comunque è solo 120 giga, fare
Infatti solitamente si utilizza un hard disk di questo genere come hard disk principale sul sistema, in modo da metterci sopra il sistema operativo e i programmi. E poi tutti i dati vanno ancora archiviati su un hard disk di tipo classico, perché sennò sarebbe una spesa veramente un po' troppo elevata. Vediamo se riesce a darci il punteggio. Ah, che forte, questo sì che è un ottimo risultato. Perché il processore 7.1, memoria 7.1 era già così anche col vecchio hard disk ovviamente. La grafica adesso è a 1 perché mancano i driver. 7.8 di punteggio dell'hard disk. 7.8 mentre prima con un hard disk a 7200 giri si rimaneva sempre bloccati a 5,9. 7,8 in confronto a 5,9, veramente un ottimo risultato. Allora sì, vale la pena perlomeno per il sistema operativo e programmi avere un hard disk di questo tipo. Installo i driver e ci... Eccoci qua, ora ho installato i driver e come si può vedere, appunto, l'hard disk, bah, in questo momento non so se stavo facendo anche qualcosa quando ho ricalcolato, è sceso di 1,77, comunque è sempre un'ottima cosa. Adesso vediamo, ci sono tutti i driver installati. Vado un po' più vicino. Ok, si vede che è tutto perfetto, tutto a posto. Proviamo intanto a spegnere il computer e lo riaccendiamo, vediamo la velocità. Istantaneo. È vero anche che adesso non c'è nessun programma, quindi ovviamente è più veloce che dopo 6 mesi di uso intenso. Accendo, filmiamo anche hard disk che lavora. Ora ho collegato oltre al nostro hard disk qua un hard disk SATA tipo standard per provare anche poi a fare una copia dati. Perfetto, la spia è già spenta, quindi si avvia direi piuttosto veloce. Ok, direi un'ultima prova per oggi. Allora andiamo un po' più avanti così si vede forse meglio. Sto facendo le cose un po' di corsa, l'ho detto, una cosa solo così amatoriale. Allora, adesso prendiamo dei video dall'hard disk, non da quello SATA normale, SATA 2. Qua abbiamo 1,86 giga di totale. Non si legge.
Giga 86. Sono 10 video. Provo a spostarli sul desktop e vediamo quanto tempo ci mette e che velocità ci dà. Velocità 183, 100, adesso è calato 115, 100. Direi circa il doppio di una RISC normale. Solo così, facendo una prova alla veloce, funziona al doppio di velocità di una RISC normale. Ora facciamo ancora un'altra prova. Copio sempre questi dal desktop, quindi dal nostro RISC velocissimo, li metto in C, quindi sempre su di lui. Veniamo in questo caso, abbiamo un giga. È volato un attimo, comunque 400 e passa mega al secondo. È volato un giga, comunque 400 mega al secondo, più di 400 megabyte al secondo. Quindi le caratteristiche dichiarate dei 510 mega in scrittura, 550 sono mantenute e quindi è veramente ottimo e consigliatissimo. Grazie a tutti.